Ciao, sono Simona Fossati e ti invito a votare per tutti i candidati della lista SOS Imp, candidati attivi in Lombardia, Lazio, Toscana, Campania, Sicilia e Veneto, i candidati della lista nazionale dei pensionati e i candidati Imp2. In particolare per l'Imp2 è necessario rimandare a casa gli amministratori attuali. Gli amministratori uscenti, fuori tempo massimo e già in scadenza, hanno realizzato una riforma che in realtà riforma non è, perché l'unica cosa che hanno fatto è quella di caricare ulteriori contributi gli iscritti, soprattutto i freelance e partita IVA. Hanno realizzato sì una discolcia, una disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, arrivando ben 5 anni dopo l'INPS. Bisogna cambiare le cose, bisogna assolutamente difendere il patrimonio dell'INPS 2, che non deve andare a sanare il buco dell'INPS 1, bensì essere utilizzato per creare un vero welfare per i giornalisti iscritti all'INPS 2. Quindi ti invito a cambiare squadra e a votare senza esitazione tutti i candidati di SOS Imp. Grazie e buon voto. Il voto inizia da domani mattina, lunedì 10 febbraio, dalle 8 del mattino e finisce il voto online mercoledì alle ore 22, ora italiana per chi vota dall'estero. Dopodiché solamente sabato e domenica prossima, 15 e 16, potrete recarvi al seggio nelle vostre regioni. Grazie e ciao.